È la prima volta che vai al penitenziario? No, ci andavo molti anni fa. So che le cose sono cambiate. Eh sì, ci sono stati troppi casi di incidenti mai chiariti. E ora? Com'è la situazione? Mi hanno detto che ora ci stanno più attenti. Sono raffinati. Usano manganelli speciali. Quelli che usano adesso sono più leggeri, di gomma dura. E senza l'anima di più. Per cosa sono state condannate queste? Prostituzione e droga. Le sistemeranno per bene là dentro. Hai visto la muretta? Non è niente male. No, niente male. Su con la vita, Moretta. Là dove andiamo ne avrai di tempo per pensare. Auto 22, si porti subito al punto Z. Auto 22, si porti subito al punto Z. Il cellulare per il penitenziario di Santa Caterina si porti all'ingresso 7. Il cellulare per il penitenziario di Santa Caterina si porti all'ingresso 7. È questo il cellulare per Santa Caterina? Sì, signore. Ho una detenuta da consegnarvi. I documenti sono in regola. Non si preoccupi, agente. È tutta vostra. Va bene, signore. Ci pensiamo noi. Salite, presto! Guardi cosa le ho portato. Ciao, Miguel. Sono tutte primizie del mio orto, le piacciono? Grazie. Quando vuoi, passi in amministrazione. Non si preoccupi. Come va la tua gamba? Molto meglio, ma se non c'era il vostro dottore, credo che avrei portato le stampelle per sempre. Sì, è molto bravo il nostro dottor Moren. Un santo, signora, un vero santo.
Ancora dei candidi gigli per il nostro giardino. Peccato che crescano nel fango. Un bel curriculum, non c'è che dire. Non si direbbe dal tuo aspetto. Laura Kendall, 27 anni. Prostituta abituale, spacciatrice di droga, tentato omicidio. Era soltanto un volgare sfruttatore. In quanto allo spaccio di droga, che cosa mi dici? La spacciavi oppure no? Sì o no? Rispondi alla signora direttrice. Sì. Sì, signora. Sì, signora direttrice. Sì, signora direttrice. Bene, puoi andare. Ehi, Katie, bentornata a casa! Ti hanno dato già il benvenuto, cara? Ciao, Katie. Ciao. Ti vedo sbattutella, si sta male fuori, eh? Ah, silenzio! Piantatela! Che succede fuori, racconta? Basta! Basta! Fate silenzio! Potete andare. Spogliati. Mi devo solo assicurare che sei in buona salute. Figurati se non dovevo capitare proprio con te. Ti scoccia? Avrei preferito la compagnia di una prostituta, piuttosto che la tua, ruffiana. Se vuoi che andiamo d'accordo, dimentica il passato e chiudi un occhio sul presente. E magari tutti e due sul futuro, eh? Vedo che hai capito. È la tua nuova amichetta? Ti piace? Ci sei riuscita, Ert, a metterla sotto, quella disgraziata. Ha tanto bisogno di affetto. Vero, Malone? Vero che ci stai bene con me? Non hai certamente bisogno di medicine. Che malattia hai avuto? È scritto tutto nell'anamnesi. Certo, c'è tutto il passato clinico nell'anamnesi. Quello che stranamente non è segnato è il tuo grado di istruzione, che comunque qua dentro serve a ben poco. Pilar, hai un ospite. Spiegale un po' le regole che abbiamo qui. Non fare l'ingordo. Finirai per star male. E io resterò sola. Senza compagnia. Hai mangiato abbastanza. Su, basta adesso, basta. Sei vecchio, cucaraccio.
E come tutti i vecchi diventi ingordo e stupido. Accomodati. Sto dicendo a te. Ma com'è casa tua? Ma non ti aspettare niente da me. Io preferisco dare confidenza agli animali. Loro non chiedono nulla in cambio. E soprattutto non parlano. E non ti colpiscono alle spalle. Comunque, accetta un consiglio. Se vuoi sopravvivere in questo cesso, fatti gli affari tuoi e basta. Sistemati lì. Ah, un soggetto interessante questa Kendall. Dal punto di vista clinico, intendo. Sì, molto interessante. Poche righe per le altre, due pagine per lei. Quando riuscirai a trovare un po' di tempo anche per me? Non dimenticare che deriva soltanto da me la tua posizione. E non ci tieni a tornare a spaccare pietre, vero? E non ci tornerai, a meno che... Lo sai bene che qui tu, prima di essere un medico, sei un uxoricida. Che ti aspettavi? Che gettassi tutto nella spazzatura? Vai! Grazie, signora Visconti. Grazie. Fai entrare Malone. Sì, signora. Vieni, vieni pure avanti, Malone. Finalmente tua madre, tra una marchetta e l'altra, si è ricordata di te. Ti piacciono i cioccolatini, eh? Si è fatto bello. Peccato che lo rivedrai solo dopo che avrà fatto il soldato. Rino spray, disinfettante e decongestionante delle mucose del naso, della gola e della faringe. L'altra volta nel dentifricio, questa volta nello spray. I cani antidroga possono anche non accorgersene. Io sì. No! No, non adesso. Quando mi farà comodo. Dottor Morin si rechi subito nell'infermeria della sezione maschile. Ripeto, il dottor Morin si rechi subito nell'infermeria della sezione maschile. Ho detto di lasciarlo in pace. Ma il culo di Leandro è di tutti. Di tutti, meno che tu. Buongiorno. Buongiorno. Tu puoi andare. Ci risiamo, eh? Mi tentano, dottore. Mi dicono sempre, oggi facciamo piano. Invece, poi, sa come succede? Oh. Oh, my God.
che imparerai a dire di no. E che mi prendono sempre dal lato sentimentale. La prossima volta cambia lato. Se succede di nuovo, ti faccio portare al reparto femminile. E il forcipe lo tengo là. Ci sono dei clienti. La prossima volta t'ammazzo. Passa da me stanotte, che ho proprio una voglia matta di sfogarmi, eh? Sono già impegnato, tesoruccio. Culo. Peggio il tuo. Guardatelo allo specchio. Se lo ripeti t'ammazzo. Oh, no. Non mi fai paura. Senti, cucaraccia, e la Risco si diverte con Erte, quella disgraziata di Malone. La tua padrona sa tutto quello che succede qui dentro. Ci sto da 20 anni. Una volta era diverso, ci scappava qualche buona scopata, era normale. Il capo dei secondini era un mandrillo. È morto consunto, povero Bonito. Oggi me ne andrò in lavanderia. Posso fare quello che voglio qui dentro. Oggi in lavanderia, domani in sartoria. Aspetta. Pilare è organizzata. Approfittane, ma niente ringraziamenti. T'ho detto come la penso. Presto! Sveglia! Svegliatevi! Sveglia! 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 Svegliatevi! O niente caffè! Svegliate! Avanti, forza! Il caffè si raffredda! E accetta un consiglio. Attieniti ai regolamenti. Tanto chi ci rimette sei solo tu. Se ti va, beviti anche il mio caffè. Grazie. Non faccio solo perché non mi piace sprecare la roba. E sta attenta a Erta. È una spia della direttrice. Evitala se puoi. Avanti, forza! Muovetevi! Ancora così voi? Svelte! O niente caffè! Tu marchi visita, vero? Va bene, riposati. Te lo porto io il caffè. Lascia dormire anche lei, poverina. Ne ha proprio bisogno.
tu, alzati. C'è un lavoretto per te, avanti. Va a svuotare questo. La principessa è di corvée oggi, eh? Sbrigati, troia! Avanti, va! Va! No! Ti ho dato un ordine! Obbedisci! Maledetta! Entra qui. Bocconcino, non c'è che dire. È un peccato sciuparla così. Vorresti farle tu la festa? Sai, a volte mi domando se tu non saresti più adatta a dirigere un altro tipo di casa. Beh, potrebbe anche essere un'idea.
Dimmi della verginella. Andiamo a prenderla. No. Andiamo a prenderla. Dai qua. Su! Mandatele via! Cose che non vi riguardano. Stai attenta, cerca di andarci piano con le punizioni. Alcuni gruppi hanno montato una campagna per i diritti civili e al ministero in questo momento non vogliono rogne. Io non faccio altro che applicare il regolamento di disciplina. Il mio è solo un consiglio. Qui dentro ci sono più di 100 bastarde, la più innocente delle quali è una spacciatrice di droga. E conoscono soltanto una legge, caro. La legge della frusta. Beh, io vado ad occuparmi dei miei bastardi. Aspetta. Cosa c'è? Buongiorno, signor direttore. Salve. Allora? Ho dovuto riportare la Kendall nella sua cella. Doveva stare una settimana in isolamento. Già. Ma poi avremmo trovato solo le sue ossa. I topi se la sono mezza mangiata. Ma allora andiamo a vedere. Chiamiamo qualcuno, su, andiamo. Ma si sente male sicuramente, non so. Andiamo a vedere. Che ti succede, Pilar? Parla, cos'hai? Chiamate il dottore. Sto male. Sto morendo. Coraggio, su. Su. Chiamate il dottore. Presto. Ma non vedete che sta male? Chiamate il dottore, presto.
Basta. Ma volete farla morire? No. Presto! Il dottore! Il dottore, serve un dottore. Fa male. Chiamate un dottore. Che ti prende, Pilar? Tanto chiasso per un po' di mal di pancia. Il dottore! Il dottore! Il dottore! Chiamate il dottore! Il dottore! Chiamate il dottore! Via di qua, tornate al lavoro, via! Cos'è, Pilar? Coraggio. Fammi vedere. Calma, Pilar. Sono qui, stai calma. E quella cos'è? Crisi di astinenza. Ah, la febbre, altro che crisi d'astinenza. È tutta una piaga. Va ricoverata subito in infermeria. Impossibile, senza l'ordine della direttrice. Me ne assumo io la responsabilità. Che significa questo? Fuori. Sta molto male. Bisogna portarla subito in infermeria. Non preoccuparti, dottore. Questa si è ferita da sola. Io penso che abbia qualcosa in mente. Prima o poi lo scoprirò. Insisto perché venga ricoverata. Adesso. Ok, ti voglio accontentare. Come sta la nostra malata? Se non era per lei, dottore. È il tempo la migliore medicina. Sono già 2 settimane. Come mai è finito qui dentro? Vuoi dire perché porto questa casacca? Hai mai sentito parlare di eutanasia? Mia moglie era malata di cancro. Ma aveva i giorni contati. Forse era solo questione di ore. Era quasi alla fine. In un momento di lucidità lei mi chiese un ultimo atto d'amore. Se tu mi ami, fai in modo che io non debba più soffrire. Non disse altro perché il dolore ricominciò più forte. Allora l'ho uccisa. Basta così. Non continui a tormentarsi. Nessuno ha il diritto di alterare è il corso naturale della vita. E così pago per la mia colpa. Io invece devo dirle qualcosa. Qualcosa di importante. Sento che solo di lei mi posso fidare. Non parlare adesso. E poi non dimenticare che io so tutto di te. L'anamnesi era molto esauriente. Ricordi? Mancava soltanto il tuo grado di istruzione. Adesso riposo. Come mai non si fa vedere? Speriamo. Abbi fede, amico. Non sarà la finestra sbagliata. Ah no, è qui. Sei sicuro? No. Malon, c'è il tuo innamorato. Ma chi lo conosce? Dai, fagli vedere qualcosa, così almeno lo fai godere un po'. E la smette di rompere i coglioni. Dai, su! Postiamo il letto! Avanti! Eccola!
Aspetta! Ci sono io! Adesso hai proprio scocciato, Leandro! Cosa volete fare? Scorgerai, culo rotto! Non fatemi del male, vi scongiuro! Non ti preoccupare, useremo la vasellina! No, 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 no. Dottore, dottore, hanno usato un bastone, sono bestie, per me è finita. Ma che stai dicendo? Guarirai. E questa volta ti faccio ricoverare davvero al reparto femminile. Ho paura, dottore. La vita è tanto bella. Crede che andrò all'inferno? No. Mia madre me lo diceva sempre. Il giorno che incontrerai Cristo, potrai guardarlo senza abbassare gli occhi. Tu il tuo inferno lo hai già avuto qui. Leandro. Che fine orribile. Eh sì, poveretto. No! Io non lo firmerò mai, un atto di morte così infame. È contro ogni etica professionale. È contro la mia coscienza. Cosa? Etica professionale? Coscienza? Soltanto adesso provi questi nobili sentimenti? E dov'erano quando hai assassinato tua moglie? Il mio errore, se errore è stato, lo sto pagando. La verità sulla morte di quel disgraziato sta nell'atto preparato da me. Questo non è che un volgare falso. Calma, dottore. Quello che per te è un falso, per noi è la verità. C'è solo la tua parola contro la nostra. E a chi pensi che crederanno? Beh, ti conviene firmare. No, io non firmerò mai. Come vuoi. Tanto è solamente una formalità. La tua firma non è affatto indispensabile. Va pure, la tua coscienza è salva. Moren, a proposito del tuo consiglio di assegnare la Kendall a un lavoro un po' più confacente alla sua personalità, ci ho riflettuto sopra. Non glielo concederò. A meno che... Questa cava la chiamano la tomba. Sono morte in tante qui. Di fatica o per le frane. Ci credo, Pilar. Anch'io non ce la faccio più.
Eppure sapevo che il lavoro obbligatorio era stato abolito, specialmente nelle parti femminili. Qui invece sembra di essere tornati al tempo della schiavitù. Per fortuna mi è capitato di rado di venire qui alla cava. Altrimenti non ci sarei riuscita a durare 20 anni al penitenziario. Certo che se continua così duro sì e no altri 20 giorni. Vuoi una mano, Pilar? Lascia perdere, sei ancora debole. Aiutala tu, Bert. Non mi toccare. Ti ho già detto di lasciarmi perdere. Non so chi mi tenga da romperti la faccia. Non c'è nessuno che ti tiene qui. Avanti, fatti sotto. Questa è una circolare arrivata dal ministero. Senti, c'è giunta notizia che una giornalista si è introdotta sotto false generalità in un penitenziario sconosciuto al fine di denunciare le violenze commesse contro le detenute. Si raccomanda vigilanza onde evitare inopportune campagne stampa. Era proprio come pensavo, grazie Erta. Mi era subito sembrata un tipo strano. Basta. Adesso mi racconterai per filo e per segno perché si interessa di cose molto più grandi di lei. E non la smetterò finché non me lo dirai. È un diario. Questo l'hai già detto. Voglio sapere perché lo tenevi. E bada, voglio la verità. Ha confessato di svolgere un'inchiesta per conto di Amnesty International. Naturalmente, i paladini dei diritti umani.
buoni solo a protestare e a sollevare fumo sui cosiddetti abusi nelle carceri. Ciò che però mi lascia in dubbio è che, come dice la Sterman, lei è qui di sua iniziativa, all'insaputa dell'organizzazione e del suo giornale. Questo può essere verificato. E se fosse vero, la pollastrella e i guai se li è andata proprio a cercare. Quello che proprio non capisco è come abbia fatto a finire qui dentro. Tutto falso. Documenti, dossier. Persino le guardie che l'hanno accompagnata al furgone. Eccezionale. Una donna eccezionale. Dobbiamo stare in guardia. Agire d'astuzia. Ho già fatto la prima mossa. L'ho fatta mettere nell'appartamento riservato agli ospiti. Brava. Una forma di isolamento di lusso. E le ho anche fatto intendere che prenderò molto a cuore la sua situazione, a patto che abbia detto la verità. Come vedi, noi sappiamo rimediare al malfatto. Vedrai che molto presto potrai andartene via di qui. Molto prima di quanto tu stessi immagini. Senti questa, i giornali dicono che presto ci sarà un'amnistia. Io e tua mamma preghiamo il Signore di averti presto con noi. È dell'ispettorato. Alcuni parlamentari hanno chiesto di fare indagini sulla scomparsa di una giornalista di nome Emanuele Sterman. Credono che la Sterman si celi in qualche penitenziario del paese sotto falso nome. È in trappola. Non è stata previdente. I documenti falsi che abbiamo qui noi non hanno duplicati. Quindi la Sterman è scomparsa e la Kendall non esiste. Che brancolino nel buio è evidente. La circolare è diretta a tutti i penitenziari del paese. Ma si deve agire con prudenza. Meglio allora con 3 gocce al giorno. Laura! 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 Sono Pilar! L'ho vista bene. Sembra drogata. Vogliono eliminarla. Dobbiamo fare qualcosa, provare a salvarla. Ma se sbagliamo, acceleriamo la fine di quella poveretta. È un passepartout. Sono anni che ce l'ho. Come te lo sei procurato? Da giovane ero la più svelta borseggiatrice del paese. Chi è? C'è Miguel, dottore. Ecco, ho finito. Buongiorno, signor Morin. Grazie, dottore. Domani ripasso, se mi fa ancora male. Speriamo di no. Come stai, Miguel? Ho un po' male alla gola. Ti darò qualche antibiotico. Sa, mi sono fatto una barca a motore. Una barca? Per andarci a pesca. Ma se voglio posso andare anche fino al di là del confine. Per fare qualche affaruccio. Thank you.
Laura. Laura, mi senti? Mi senti, Laura? Ascoltami bene. Non bere più il caffè. Non berlo per nessuna ragione. Non devi berlo più. Ma dovrai fingere di averlo bevuto. Ne va della tua vita. Prendi questo caffè. Ti rimetterai. E presto potrai andartene appena arriva l'ordine di trasferimento. Bevi. Ti farà bene. Altre, ma con precauzione. Non devi farti sentire da Erta, mi raccomando. Beh, che hai da brontolare? Niente, niente, oggi mi gira storto. Risponda che ho già dato disposizioni in merito. Bene, ispettore. Ma questa non ha certo l'aspetto dell'ufficialità. Dottor Morin. Appena si torna in cella, fingete una lite. Va bene, lo sanno quasi tutte. Le altre reagiranno comunque. Cosa avete da brontolare voi due? Mi stava solo dicendo che stasera la sbobba è appetitosa. Brutta vecchiaccia, hai ancora i riflessi pronti, eh? Ma non ti illudere, questa notte ti andrà tutto per storto. Vuoi fare la spia? Ah, faccio il mio dovere. Non voglio essere coinvolta, anzi, prima lo faccio e meglio è. Vieni qua. Oh,
Katie, vai presto. Ma che cosa è successo? Perché così presto? Quella maledetta spia di Edna. Se non anticipavamo il casino, raccontava tutto. Tu ti senti pronta? Andiamo. Sì. Grazie di tutto. Vieni. Maledetta! Perché? Perché tutto questo? E io che c'entro? Ha cominciato a dare i numeri. Volevamo solo calmarla. E l'avete assassinata! Era una lurida sporca spia. E una carogna come te!
Sei stata una pazza. Avresti dovuto informare il tuo giornale. Se almeno la mia lettera arrivasse in tempo. Non devi più tormentarti. Ormai tutti i giochi sono fatti. Non ci resta che attendere quello che è scritto nel nostro destino. Ma quale destino? Quello dell'ergastolano? No, quello di un uomo che ha sacrificato la propria vita per l'amore. Se usciremo fuori da questa storia, ti assicuro che lotterò con tutte le mie forze per la revisione del processo. Hai visto che ti... Era una volta che non mi sono fatta gli affari miei. Mi sono fatta fregare. Ma Laura... Dirle che... No. Non dirle niente. Povero Cucaraccio. Chissà se lo rivedrò lassù dove sto andando. Pilar! 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 Morel non è nella sua cella. Andate subito a cercarlo. Via! Maledetta. Avevate organizzato tutto, Tacciate la zona sinistra. Muovetevi. Voi la destra. Voi raggiungete il porto. Potrete tentare di imbarcarsi di nascosto. Oh!
Il dottor Moret. Arrivederci. A presto. A presto. Crazy eyes driving.